Buongiorno. Allora, visto che piacciono tanto i video spesa e di solito spesa ne faccio un po' alla volta oppure mi dimentico di farle, oggi mi sono ricordata, per cui non c'è neanche caldissimo, posso anche aspettare un attimo a mettere le cose in frigo. Ho fatto una piccola sosta dopo aver fatto tutta questa spesa da Lidl perché mi servivano tre cose. Questa non mi serviva, ma l'ho preso. Il pelapatate, ma fatto in questo modo, io ce l'ho fatto in un'altra maniera e volevo provarlo, costava 1 euro, per cui ho detto ok, proviamo. E le famose mattiere da morire, palle di Mozart, e ne ho già preso una scatola, le sto finendo e ho detto prima che passi l'Alpine Fest, lo so che le rimettono spesso, però già che ero lì. Ce n'era un altro dolcetto, è una cosa di cui anche potevo fare senza. Autobus che passa, scusate. Sono noci, mi sa che ho preso le nocciole. Ho preso le nocciole invece delle mandorle. Sveglia! Sempre più furba. Mi ero fermata per queste due, le lasagne vegetariane, perché le avevo prese per sbaglio pensando fossero vegane, però io non sono vegana, ma gradisco mangiare ogni tanto delle cose che non sono a base di carne. Ma essendo vegetariane sono buone comunque e per un pranzo al volo ogni tanto ci sta, anche perché ormai accendere il fornello e il forno eccetera per fare il pasticcio qua è diventato mutuo e già che c'erano, per ultimi ho preso questi che sono filetti vegetariani e che ho visto che fanno in padella, tipo alla fine assomiglia molto al pollo, per cui ho detto ok. Questa era la spesa al Lidl. Ipertosano. Allora, che bello cominciare le frasi con allora. Alpro non è latte, c'è la versione light o questa, noi prendiamo questa che costa 2,99 euro, per cui cerco di alternare il tè caldo con la bustina e tutto quanto a questo, ma è buonissimo e io incrocio sempre le dita che abbassino un po' il prezzo, ma visto che le materie prime sono aumentate tutte, non dubito diminuirà mai. Stavo per dire, allora dai Elena ce la fai, quindi ho preso uno e ovviamente quando prendo questo ne approfitto per mangiarmi i cornflakes, perché dentro nel tè effettivamente sarebbero un po' tristi, infatti prendo la confezione piccola e ovviamente con 1 litro solo non riesco a mangiare tutta la confezione, ma volevo schiacciarli e fare l'imparatura del pollo, per cui mi verranno utili. Poi no, mi raccomando, io vi consiglio mai andare a fare la spesa quando è ora di mezzogiorno, che avete fame perché comprate di tutto di più. Questi li ho conosciuti tramite mio figlio andando a catechismo. Una delle catechiste lavora nella ditta, che adesso non mi ricordo, dovrebbe essere qui vicino a casa, sì. È una ditta di Grezzana, scusate le mani strasecche, una ditta di Grezzana che li fa, sono buonissimi, li aveva portati lei da dare merenda ai ragazzini. Alla bicocca, al limone, ai yogurt praticamente normale e con la crema alla nocciola senza conservanti sono buonissimi e costano 1,25 euro di 6, per cui anche lì sempre il solito discorso. Io adesso penso di accendere il forno e altre cose e mi viene male perché vabbè. Poi siccome il signorino l'ho riscritto in piscina mi serviva il doccia shampoo, corpo e capelli, sì, doccia shampoo. Questo è doccia schiuma però perché corpo e capelli, vabbè, mi sa che è la confezione vecchia questa, perché tanto lui lo usa, tra l'altro adesso anche in piscina fanno pagare le docce e l'asciugacapelli, tutto quanto, avanti, va bene. Poi ho trovato questi che ancora non avevo assaggiato, non vado matta per il pistacchio, però i baiocchi mi piacciono per cui gli davo una possibilità. Capsule AG decaffeinato per Nespresso, io ho preso un montalatte su Amazon che ha che accidenti, la brocca che non ha sotto, di solito hanno il motore sotto, invece questa è tipo induzione, la piastra l'appoggi sopra, per cui puoi lavarla in lavastoviglie dove vuoi e da allora mi faccio la schiumina in casa perché nessuno mi fa mai la schiuma come voglio nei bar. Poi ho trovato solo una, se no prendevo questa della confezione da 30 di Lavazza Deca, a me piace questo qua e per quello ho preso una confezione di Deca perché io non continuo ad andare avanti e indietro a fare la spesa. Confezione gigante da 600 ml di Pantene Lisci effetto seta, perché è l'unico che sulla testina di mio figlio non sa odore, poi la testa col sudore eccetera, per cui su Amazon mi pare che qua l'ho pagato 4,50, costa di più su Amazon.
L'unica cosa, l'unica crema spalmabile che usiamo noi, perché la Nutella, primo, è caro, secondo mi fa venire l'acidità di stomaco, terzo, dopo lo scherzetto che non mi hanno accettato lo scontrino per le ultime tazze che c'erano, il premio sicuro, ancora meno la prendo, per cui Nutcau sia, costa 3,39 euro la Nutcau, un barattolone da 750 grammi, per cui insomma pesche che non credo saranno ancora buone le nettarine, ma io non posso mangiare altro. Poi quattro pere Williams, sì, se non mi ricordo male. Le mele queste, adesso vi dico come si chiamano perché non mi ricordo. Le mele nuove varietà Gala, queste vedo che Mattia le mangia volentieri, anche il criceto rapina. Poi c'è un cappuccio che sto cercando di tirarmi giù tutto, un cappuccio, ma ce n'è un altro in giro anche. Poi questo sacchetto, sono andata apposta per prendere questi e poi ho fatto tutto il resto della spesa. Questi panni io li uso per pulire i vetri, specchiere, eccetera. Li bagno, li strizzo bene, costano 1 euro l'uno, li strizzo bene, passo vetri e specchi, poi prima che asciughi in modo che non rimangano le righe. Passo un panno di cotone, tipo le magliette quando tagliate le magliette vecchie, le tagliate, l'asciugo e vengono benissimo. Non uso nessun tipo di detergente. C'erano in offerta i pangoccioli, per cui li ho presi solo perché erano in offerta, altrimenti anche no. Quattro panni in microfibra, ma sono quelli piccolini che uso in cucina. L'uva pizzutalla che io e Mattia dobbiamo andare adagio a mangiare per il discorso un po' di colite, ma vabbè, un granino oggi, un granino domani. Banane, perché faccio gli smoothie con le banane, con il latte di avena, quello normale, non l'alpro. Cipollotti, perché ho in mente di fare i noodles alle verdure. E questo è finito. Poi questa roba fresca, ma tanto adesso la metto io subito. Quando vado a fare la spesa lì ci casco ogni volta. Kraffen al cioccolato, l'altro che è schiacciato molto bene. Kraffen alla crema, indovinate il cioccolato di chi sarà? Di Mattia. Poi rucola, insalata, una cosa oscena, guardare l'insalata. Poi queste che vi avevo già fatte vedere in un altro video spesa che noi mangiamo ogni tanto, sempre per non mangiare sempre carne, sono buonissime nell'hamburger e tutto quanto. Ma anche lì, siccome a base di verdura, dobbiamo mangiarla non spessissimo, perché queste anche ve le avevo fatte vedere, che noi usiamo sulle pizzette di pasta sfoglia, ma anche la pasta sfoglia ormai è diventata esagerata, accendi il forno, eccetera, le uso nell'hamburger per fare il toast, e sono quelle vegetali al cocco. E poi altro sfizio, oltre ai Kraffen, ma questi se li trovo in giro, lì costavano tutti meno di dappertutto, quasi meno di 1 euro. Adesso vabbè, sono 1,09 euro, ma ce la possiamo fare. Se non l'avete mai assaggiata questa, la dovete assolutamente assaggiare. Se non avete mai assaggiato questa, la dovete assolutamente assaggiare. Scade molto in là, per cui ho detto le prendo. Ultimo sacchetto che pesa anche col braccio giusto, va bene. Questo che ho finito, troverete nei prodotti finiti, costicchia perché costa 3,50 euro, mi pare, ma è fantastico. Lo spruzzate, allora io ho la doccia opaca, per cui non vedo le strisciate, eccetera, però per togliere, non è il diacal, ma per togliere, diciamo, il sapone che rimane, eccetera, è fantastico. Lascia una profumazione nel bagno che dura 1 o 2 giorni, non ha il profumo di diacal ed è eccezionale, si sciacqua via subito, per cui l'ho ricomprato. Questo non c'entra niente. Nella spesa, l'ho portato su dal garage. Questi non li prendo spesso perché sono tanto salati, però da metterli in cartella per fare merenda. Questo mi è piaciuto molto, ne ho preso un altro, felce azzurra, gel, assorbi odore, monoi e vaniglia, mi è piaciuto per cui lo riprendo. Carote, patate, perché mi facevano simpatia queste patate di questa dimensione, piccoline, erano tutte della stessa dimensione, piccine, cioè alla fine son così. E allora le ho prese perché tanto le patate vanno sempre usate, figuriamoci in casa nostra se va a patate. L'altro cappuccio superstite, è rimasta una cosa, e dei finocchi che vediamo se
farli alla griglia o al microonde e poi grigliarli un po', e se riesco, se ne mangia un pezzettino il criceto, perché qua non ci sono i broccoletti adesso, mi sta diventando ansioso perché non hai broccoletti da mangiare. I germogli di soia per trovarli in offerta freschi, devo andare fino ad Aldi e non vado apposta là. Da Tosano costavano troppo e vanno a male, appena li apri in giro 2 giorni vanno a male, lui non è che si mangia un vassoio di germogli di soia. Siccome, insomma, è viziatello anche il criceto. Adesso la gioia è mettere a posto tutto quanto. Ciao, un bacione!